Prosegue l'avanzata del centrodestra nei comuni della provincia di Arezzo. Nell'ultima tornata sono stati conquistati anche Capolone e Caprese Michelangelo. A Capolone netta sconfitta per il sindaco uscente Alberto Ciolfi, candidato per progetto di comunità. Ha conquistato solo il 39,92% dei consensi contro il 60,07% di Mario Francesconi, candidato di Futuro per Capolone. L'affluenza si è attestata al 64%. Assoluto soddisfazione per il risultato, prima di tutto, e per ancora maggiori per le dimensioni del risultato. Capolona è un paese che dopo 40-45 anni è riuscita a dare ad un'amministrazione diversa, in questo caso una civica nata da cittadini, la possibilità di amministrare il proprio territorio. Ha inciso sicuramente questo sensazione, questa voglia di rinnovamento che nei cittadini sta prendendo parte e permetta, questo è un vento generale, però mi permetta di dire che forse ha inciso anche la bontà delle persone che si sono presentate in questa lista, che sono persone che rappresentano il territorio, le categorie e persone pulite e schiette che sicuramente rappresenteranno in maniera esemplare tutta la popolazione. Ribaltone anche a Caprese Michelangelo, il nuovo sindaco e l'imprenditore Claudio Baroni, Noi per Caprese Michelangelo, che ha racimolato il 57,2% dei voti contro il candidato Fabio Santioni, Rinnovamento per Caprese, che si è fermato al 42,79% e che poteva essere considerato in continuità della precedente amministrazione di centrosinistra, conclusasi anzitempo per la scomparsa del sindaco Paolo Fontana. A Caprese l'affluenza è stata decisamente più alta, arrivando al 77,59%. Rinviata al 29 luglio, le elezioni per il nuovo comune unico di Pergine Laterina a causa della morte di Giovanni Lari, uno dei candidati a sindaco.